Allora, innanzitutto Fabiano Alessandrini, candidato sindaco San Pio del Mare, io ti ringrazio per aver accettato l'intervista. Prima domanda, facile facile, per l'introduzione, no? Quanta esperienza hai in politica? Perché non mi pare che ti sei candidato oggi tu. Tante, ce n'ho tante. Ho iniziato, io la prima candidatura l'ho fatta nel 1990, ero un ragazzino. Parliamo di 30 anni circa, sì, poco più, 35. Prima candidatura 1990. E non basta? Io poi ho smesso nel 2003. E io penso che il partito è una palestra importante per la formazione anche non solo politica ma anche amministrativa, perché io in Italia non c'è una scuola di pubblica amministrazione. Quindi chi si approccia alla vita politica e dice io voglio fare il consigliere dalla mattina alla sera, io per carità li rispetto, però che vai a fare in consiglio comunale? No, però aspetta, in realtà non è proprio esatto, perché all'università c'è un ramo che si chiama scienze politiche, che non ti insegna a fare il consiglio comunale, ma ti insegna la comunicazione. La manipolazione, certo. La strumentalizzazione. Il consiglio comunale è un'altra cosa. Fare la politica è fatica. Sì. Fare la politica è fatica perché significa avere costanza. No? Avere costanza significa anche confrontarsi con le persone. Ricordo, visto che siamo partiti dalla storia, ai miei tempi 2-3 assemblee all'anno, perlomeno quelle in occasione del bilancio, si faceva, si andava quartiere per quartiere. Che parola bella! Si guardava negli occhi le persone, si discuteva. Dopo è chiaro che l'ossatura principale del bilancio l'avevi già predisposta, però sul resto si discuteva. Non era un pacchettino chiuso che facevi dentro al palazzo comunale e finita la storia. Senti, scusa, una premessa che dovevo fare all'inizio. Allora, questo video, come tu già ben saprai, penso, perché non è la prima volta che lo faccio, andrà su YouTube, quindi mi dovresti dare il permesso di pubblicarlo. E una volta andato su YouTube ognuno lo utilizza come gli pare, ecco. Ormai di me Ok? Mi mandano dappertutto, anche quando non ci vado mi ci mandano lo stesso, adesso non so cosa, però. La campagna elettorale, primo. Allora, voi per legge dovete dare una bozza delle vostre spese in comune. Te lo chiedo, non perché l'ho chiesto solo a te, l'avevo chiesto anche nelle amministrazioni precedenti, ma siccome ne sono fatte 30 domande e non mi state mai risposte a una, lo chiedo direttamente, faccio più o meno. Su che ci prestiamo e soprattutto chi caccia i soldi, si dice. Quindi poi, tutti i candidati della tua cioè delle liste che ti appoggiano hanno cacciato 100 euro a persona. 100 euro, sì. 100 ok. Euro. In totale? Una candidatura così, io penso, non so, per i 15.000 euro. 15.000, perché ho sentito, non so se è vero, all'epoca. No, c'è anche chi ne spende. E quindi avete anche, diciamo, sponsorizzazioni private, a parte tu che ci metti il denaro. Beh, cioè sì, ci stanno aziende private che ci mettono... Aziende o privati che dicono io credo nel candidato, credo. Ma si può sapere ad ora chi sono queste persone che hanno... sta tutto nel sito. Tu te ne ricordi qualcuno senza che me ne vado a cercare o roba del genere? Fondi pubblici e privati. Ferrenzi ha iniziato a fare la campagna elettorale molto prima, diciamo. Ma ha colpito la precisione, proprio devi sapere anche i centesimi di questi fondi pubblici. Nel momento in cui ottieni il finanziamento, e allora in questa fase qui sono quasi tutti i fondi del PNRR. Sì. Quindi scuole, palazzi, e se ho tutti i fondi ottenuti in base a schede, non c'è progettazione. Poi dopo c'è tutta la fase della progettazione, dell'appalto. Tutti i lavori pubblici che si sono fatti, stando in Pio del Mare, tutti i lavori, nemmeno, non è ce ne sta uno, guarda questo abbiamo speso questo, nessuno sa quanto è. Uno ha scritto su Facebook, ad esempio, che la strada che va a Santa Croce hanno speso circa 300.000 euro, però se io avessi detto 1.500.000 di euro, le persone avrebbero detto 1.500.000 di euro. Non c'è niente di ufficiale, nessuno sa quanto è speso. Non può
il costo dell'opera con il finanziamento, né? Perché il finanziamento è una cosa, cioè il finanziamento ti dice io per quell'opera ti do 1.132.108 centesimi. E poi dopo tu all'atto pratico devi vedere quanto ti costa l'opera, perché certo, non è che coincide col finanziamento. No, no, questo l'ho capito, però il discorso mio era tutti quanti a pubblicizzare quando ti danno i soldi degli altri, 1.100.000 ci mette anche i centesimi. Quando invece fanno i lavori, che c'è il progetto, il computo e si sa esattamente quando si spende. Delibere. Ma io non le devo mettere a legge 12 scaffali? Allora, le delibere, oltre a stare affisse sull'albo pretorio, dovrebbero stare nel sito del comune amministrazione trasparente, perché se non lo fanno c'è qualcosa che non funziona. E se no dovrebbero stare lì, cioè l'amministrazione deve essere il più trasparente trasparentissima, possibile. Trasparentissima, cioè tu amministri i soldi della comunità, non so i tuoi, quindi certo. Tutto. Dopo è chiaro che in corso d'opera sui lavori pubblici ci possono essere dei varianti, ci possono essere dei doppi, però questo. Allora, c'è democrazia in questo paese? Democrazia in questo paese, per quale motivo ti ho fatto questa domanda? Una premessa: prima della candidatura di Terrenzi, Terrenzi si conosceva, ma fino a un certo punto. Terrenzi è stato presentato come quello che ha regalato le lampadine a San Delpino al Mare, che non è costato niente. Ai cittadini non è costato niente perché venivano regalate. All'amministrazione qualcosa dovrebbe essere costato. Che sono sempre cittadini. Però gli è stata fatta una, tra virgolette, campagna preelettorale non pagata dal Terrenzi, che ha favorito la sua candidatura, appoggiata da voi, capito? Quindi io mi chiedevo, un esempio, no? C'è Mario che si candida, c'è Terrenzi che si candida, il PD appoggia Terrenzi in amministrazione, gli fa vedere, capito? Guardate Terrenzi che ha regalato le lampadine, fai, come si dice, ogni piazza ne parli, fai le locandine, tutto a spese del comune, e questo tra virgolette favorisce un candidato all'altro. Ecco perché io ti dico, c'è democrazia in questo paese? È un po' come che ad esempio, ti faccio a caso, no? Si fa un progetto per la piazza e Brangadoro, dopo 10 anni che governi, lo fai a gennaio, ma il progetto deve finire assolutamente a fine maggio, perché a giugno ci stanno le elezioni. E anche chi fa il progetto dice, ma non abbiamo abbastanza tempo, però noi te lo facciamo lo stesso, chi se ne frega, tanto che ce paghi, giusto? Allora, sto cercando di dire qualcosa, no? Allora, nel gioco della politica c'è che un'amministrazione uscente cerchi di valorizzare il lavoro che ha fatto, no? Certo. Però questo c'è. Però deve essere fatto con i soldi propri, non con i soldi pubblici. No, vabbè, cioè, è chiaro che se tu fai un progetto di una piazza, progetto della piazza, però tu lo fai hai governato per 10 anni, lo fai per 10 anni, non gli ultimi 3 mesi che ti metti a fare queste robette, capito? Però di solito, guarda, se arriva un qualcosa in prossimità delle elezioni, non è perché l'hai fatto il giorno prima. Se arriva un'opera pubblica ad essere inaugurata, significa che sei partito qualche annetto dietro. Sarebbe interessante sapere quando è iniziato questa progettualità. La progettualità è lo stesso, perché un tecnico, insomma, io faccio sto mestiere, non è che dall'oggi al domani ti tiro fuori un progetto, perlomeno dipende dalle cifre, dipende da chi sta davanti. Ma dipende anche dal tempo, perché non è che uno fa, certo, o non c'è niente da fare, oppure no. Certo. E dopo sulle lampadine francamente neanche me lo ricordo, però una cosa te lo c'era un tavolino con se non vado errato c'eri anche tu, però questa storia delle lampadine non me la ricordi, però ti dico, forse c'era qualcun altro posto, tu comunque sembra l'amministrazione comunale, però, il progetto è però ti dico sinceramente, io sì, queste cose non le condivido, così come non ho condiviso gli uovi di Pasqua, no? Te la dico sinceramente, non è che non è che si fa l'amministrazione così. E penso anche che il PD quando appoggia una candidatura lo fa non perché regala le lampadine, ma perché c'è un progetto. Io ad esempio, dato che mi dai l'occasione di parlare liberamente,
Certo. Io ero segretario, noi quando appoggiamo De Renzi, perché tutti dicono ma nel 2014, no, ci fu il famoso ribaltone, no, che De Renzi aveva vinto le elezioni con una coalizione, poi si è rotto, e se il PD non l'avesse appoggiato, non probabilmente Terrenzi non ci sarebbe stato più. PD la sembra appoggiata. Terrenzi, allora, no, noi perdemmo le elezioni nel 2012 contro Terrenzi, il nostro candidato era pari del Zalone. Siete voluto perdere le elezioni contro Terrenzi? Beh, adesso non è che uno vuole perdere le elezioni scientificamente, sono stati fatti degli errori da tutti, diciamo, dalla dirigenza di allora. Alcune cose non le avevo condivise, però dico questo: nel 2014 noi salvammo De Renzi, lo appoggiamo di fatto, ma non è che l'abbiamo fatto per una questione. Gli avete fatto anche una campagna elettorale precedente con l'amministrazione vostra che faceva paura. Ti chiedo scusa, ho un piccolo elenco: le lampadine gratis, la raccolta differenziata, i giardini riparati, e questa è tutta roba che viene dopo. Perché allora Terrenzi vinse le elezioni nel 2012 con una coalizione, noi perdemmo le elezioni. Nel 2014 Terrenzi andò in crisi e noi scegliemmo di appoggiarlo, quindi di dare vita a una nuova coalizione di centro-sinistra. Poi dopo nel 2017 andammo insieme alle elezioni, quindi facemmo una campagna elettorale e tutto quanto. Però il passaggio che io ti dico nel 2014, noi appoggiamo De Renzi non perché uno dice sai volevate tornare in amministrazione, perché poi noi entrammo in amministrazione con un assessore, con Norberto Clementi, per dare stabilità a quell'amministrazione, per dargli sostanza. È vero che nel 2017 ci siete andati insieme, quello che stavamo dicendo, ma nel 2012 io dico che ci siete andati insieme per quale motivo? Perché la campagna elettorale, non quella della candidatura, ma precedente, la visibilità che avete dato a Terrenzi, tra virgolette, è tutto merito vostro, con questi lavori, ad esempio il cambio dell'amba nel paese, i giardini riparati, la raccolta differenziata, voi avete dato una visibilità della miseria, cioè qualsiasi candidato avrebbe perso a confronto. Se voi dicevate, passavate per ogni piazza del paese con le locandine, adesso distribuiamo le lampadine gratis, e lì a distribuirle c'era Terrenzi perché era merito Terrenzi, perché era bravo Terrenzi, perché era stupendo Terrenzi, alla fine sui voti questo si vede, quindi è inutile prenderci in giro, capito? Un'altra motivazione che mi fa vedere la vostra collaborazione, anche se sono partiti diversi, se si è diviso, allora questo è da un punto di vista estetico. Da un punto di vista morale, di fatto tutto il PD, se non vado errato aiutami, due mesi fa, che cosa è successo? Se doveva candidare qualcuno alle provinciali, e tutto il PD ha detto ah sì, e candidiamo De Renzi. Certo, ma adesso noi abbiamo... Ce la spieghi? No, noi abbiamo appoggiato in maniera seria e leale Alessio De Renzi di questi 8 anni di amministrazione. E ogni volta prima delle elezioni, se stacca da voi, ci starà il cambiamento, in campagna elettorale. C'è una barzelletta. Questo dipende da... E tu continui a appoggiare, cioè... Dipende dal carattere, dal soggetto. No, noi, guarda, oppure da una campagna mediatica, forse. No, io ti ripeto, noi siamo... Adesso qui ti parlo non come candidato, ma come... Sì. Ma come PD. Sì. No, tu fai riferimento al PD, guarda, il PD fa ragionamenti politici, non fa ragionamenti ad personam. Quindi quando noi scegliamo di appoggiare De Renzi nel 2014, dopo che aveva governato 2 anni senza di noi ed era andato in crisi, lo facevamo per una precisa scelta politica, cioè quella di riunificare il centro-sinistra. Per 8 anni siamo andati d'amore e d'accordo, ma lo siamo andati fino a dicembre, quando tu ricordi. Prima delle elezioni, c'è stato un divorzio proprio 3 mesi prima delle elezioni, divorziamo. No, noi fino alle elezioni provinciali, in cui Alessio De Renzi ambiva a fare il consigliere provinciale, non abbiamo avuto nessun problema e lo abbiamo appoggiato
con i nostri voti lo abbiamo eletto in provincia, perché i voti insomma, alla fine sono tutti del PD, perché è un'elezione di secondo grado, quindi votano. Quindi il presidente del PD ha detto a tutti i partecipanti del PD: votate Terrenzi, e Terrenzi è stato votato. Abbiamo appoggiato. Quindi avevamo anche un accordo adesso. Avevamo anche un accordo per le elezioni comunali, cui si doveva proseguire con questa elezione e con la mia candidatura, perché il primo a chiedermi la candidatura è stato Alessio Terrenzi, il primo in assoluto a chiedermi la candidatura, quindi poi dopo ci ha ripensato, non lo so, probabilmente ognuno sa fare le sue scelte, le nostre sono quelle di continuità, di coerenza insomma con quello che si fa. E tornando al discorso, in tutti i libri di marketing c'è scritto che se tu vuoi combattere l'opposizione devi essere l'opposizione. Quindi a me mi sono meravigliato quando io ho visto queste due fazioni, capito? Terrenzi, cioè il gruppo di Terrenzi, il gruppo del PD che tra virgolette stanno sempre insieme nel periodo elettorale, si staccano sempre. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito, comunque sia. È sempre no, perché l'ultima volta abbiamo fatto la campagna elettorale insieme. Sì. Allora. Però il candidato era lui, quindi. Non ha parlato, non è facile. Senti, i problemi del paese, la viabilità. Beh, i problemi del paese sono tanti. Ci sono alcune criticità importanti, penso al nodo degli Angeli, che è quello più complesso da risolvere, oltre che quello più carico di traffico. Ci sono zone di casette dove se tu entri dentro ad alcune vie, dietro ad esempio la cassa di risparmio, c'è a cascinare se non si riesce a fare una predellina pure che bypassi il centro, cioè a cascinare di fatto cioè, hai la strada che taglia tutto il centro abitato, la taglia a metà, se c'è la famosa strada uscita della Bacci, che a mio avviso va fatta immediatamente dove si può fare, quindi dalla Bacci verso la zona Angeli. Facendo il primo tratto e ricongiungendosi con quella, sistemandola, si riesce a fare una strada di emergenza. Parlando con un mio amico, senza fare nomi, Lucino Marzelletti, lui mi dice: la colpa è la tua che non frequenti il centro, perché io ci vado a passeggiare al centro. Io ci ho riflettuto, perché è vero che io non ci vado a passeggiare al centro, però mi sono detto: mi sento responsabile? No, ci stavo. Che ci vado a fare? A passeggiare al centro? Però la domanda è questa, Se passeggiavamo noi non c'era niente lo stesso, perché non è che si cambia qualcosa, c'era il bar di Nicò. Quindi stiamo dicendo in 40 anni non è cambiato niente, 50. Però sotto le biandine ci si andava lo stesso a passeggiare. Quindi la colpa è di chi non ci va? Oppure bisogna fare qualcosa? No, io penso che bisogna fare qualcosa, però bisogna avere l'ambizione. Io penso che se noi non mettiamo mano all'area del Mandozzi, che è il vero centro ormai della città, lì noi... Non me ce fa le palazzine, no? No, allora io... Io ti avverto, Allora io dico che... Ma non possiamo avere un'idea conservativa. Sotto bisogna farci i servizi, bisogna farci i parcheggi. I parcheggi per chi viene, i parcheggi per qualche residente, per i residenti. Bisogna fare una serie di servizi di accoglienza della gente che viene in città, bisogna fare l'impianto di risalita su che porti al Viale Roma, poi dal Viale Roma un altro che porti alle Boccette, bisogna fare questo, sopra il nuovo piano a livello della tribuna, le tribune naturalmente riqualificate, ci si continua a fare, non il campo sportivo perché è impossibile, ma tutta una serie di piastre polivalenti, no? Dove i ragazzi possono giocare, fare il tennis, ho capito, la Contessa del Secchio, bello argomento. Allora, la Contessa del Secchio, io lo so perché vivo la città, non è che sto... Racconta sulla Contessa del Secchio. La Contessa del Secchio, se uno ci crede, è ora di farla finita anche con...
Io lo so, sento le voci, dicono ma qua troppi soldi, pochi, chi li gestisce, chi non... Allora potreste essere la manifestazione principale della città. Se uno ci crede, se l'amministrazione ci crede, deve entrare in maniera più seria nell'organizzazione, attivamente, ci deve mettere più soldi, perché non so i 18.000 euro che vengono dati per città megaeuro e contesa del Senato. I soldi sono questi, ma sono pochissimi, perché sono la metà di quelli che prendono, che spende Servigliano, sono un quarto, un quinto di quello che spende la Cavalcata dell'Assunta, non parliamo della Quintana. Allora, se questa è la manifestazione principale della città, allora, se è quella che può portarti potenzialmente tanti turisti, perché ce l'ha queste potenzialità, allora bisogna fare in modo che ci sia un maggiore impegno. Però guarda, quella del campo sportivo Mandozzi, lì ci si gioca il futuro della città. È stato deciso di costruire lo stadio sulla Galilea nuovo. A che serve reinvestire altro denaro per un altro stadio? Beh, cioè, a che serve 2 chilometri, 2 stadi? Anche perché dopo la manutenzione è doppia. Sì, allora ascolta. No, scusa, finisco questa. Sportivi, no, questo lo chiarisco perché è importante. Allora, i campi sportivi servono più di quelli che ci sono, perché ci sono importanti realtà sportive, no? che hanno tanti ragazzini, dall'Elpidiense ad altre, Cascinare, Casella. Allora, ci sono tanti ragazzini che stanno in queste società sportive e i campi servono. E bisognerà farne di nuovi, penso che lì il cambetto di Liberto, una volta che sono state risolte la questione degli espropri, no? Anche quello è un'idea su cui investire per mettere a disposizione nuovi spazi. E a Bivio Cascinare, oggi che c'è, tra poco sarà pronto il nuovo campo sportivo di Casette, quindi Bivio Cascinare potrà essere un altro punto. Quindi le strutture sportive per i ragazzi servono. Due campi sportivi a 1 chilometro di distanza, uno a Cascinare, uno a Castellano, uno a Casette, c'ha senso. Però ma due lì. Ti dico un'altra cosa, però. Tenendolo per sempre in quelle condizioni. Anche sì. Ingiusto, ingeneroso, no? Perché uno certo. Dice perché non l'avete fatto prima? Prima domanda, seconda domanda, che uno dice. Ah, ma adesso tu stai a parlare del libro dei sogni, perché quanto costerà questo progetto? Però questo progetto è un progetto che costa. Qualche milione di euro ci vuole tutto. Abbiamo fatto. Però, allora, se noi non approfittiamo adesso, no, di questo treno dei fondi europei che il PNNR, no, il PNRR destina una parte di fondi a progetti di rigenerazione urbana, no? Certo. Di riqualificazione urbana. Ottimo. E quindi se non è il Mandozzi, cambi da tennis, insomma tutta quell'area lì, riqualificazione urbana, di che parliamo? Allora, se non siamo ambiziosi adesso, se non facciamo un progetto serio adesso, non lo faremo più, non possiamo perdere questa occasione. D'accordissimo, scusami un attimo se ti interrompo. Allora, su questo già hai perfettamente ragione, però c'è una cosa che mi ha colpito. Tu hai detto anche se costasse un milione di euro, perché cioè costa di più, uno, due, quello che sia. A me non sembra molto, ma non perché li ho. Il comune gestisce una cifra che non è poco. Cioè, se io guadagnassi 1.000 euro al mese e il progetto mi costasse 100 euro, non è tanto. Se io guadagnassi 1000 euro al mese e ne spendessi 1 milione di euro, non è tanto. Il comune, se non vado errato, di Santa Pia del Mare, viaggia intorno dai 17 ai 20 milioni di euro l'anno, gestisce, o mi sbaglio? In secondo luogo, tu hai parlato della contesa. Non sarebbe il caso di rendere partecipi tutti, ma non solo alla manifestazione col vestito, ma anche alla gestione e all'amministrazione? Ad esempio, la Contesa nel 60° anniversario ha creato, costruito con lo studio Cool, mi sembra, lo studio associato, ha costruito il MOCA, una struttura che ho sentito, perché devo ancora fargli l'intervista alla Gramigna, gliel'ho chiesto, però dopo, siccome che il lavoro non lo faccio per mestiere, mi è un po' difficile questo. Ho sentito che costa qualcosa come 50.000 euro. Tutto il 60° è costato quello che dici tu. Quella struttura che
che aveva realizzato insomma, diciamo, con mano sapiente l'architetto della Tartufo. Ah, te lo ricordi? Quindi. Come no, Andrea? Del quale, tra parentesi, gli hanno chiesto una cortesia di togliere i frontoni, e ancora devono essere messi i frontoni a San Pietro al Mare, una vergogna per il paese. I frontoni davanti al comune sono degli stemmi di San Pietro al Mare che sono spariti. Non è vero che sono spariti, il muratore sta ancora aspettando i 2.800 euro che il comune. Lo sai, è vero, sì, è 10 anni, eh? Sta accantonata, e una idea è quella di riutilizzarla per il parco astronomico di Castellano, no? Castellano c'è questa idea di fare il parco astronomico, mi sembra che la condividiamo un po' tutti, però guarda, questo è importante, il parco astronomico è un'altra questione importante. Io per lavoro, come presidente della STEAT, ho l'esperienza di intere scolareste che prendono l'autobus e si spostano per andare al museo del Balia a saltare. Certo. Che alla fine è poca cosa. Beh, sti cavoli, rispetto all'osservatorio astronomico, è una struttura ben organizzata. È una villa, c'è questo planetario, no? Fatto un po' così. Però se tu riesci a organizzare una roba di quella ancora più bella a Castellano, dove c'è l'osservatorio astronomico vero. Sì, però non si è mai fatto niente. Sì. Però sono tutte. A me quello che mi meraviglia. Cioè, bisogna credersi su sta roba. Di quello che dici tu, però. Ascoltami, di quello che dici tu, però a me quello che mi meraviglia è prima si fa una struttura e poi se cerca di mettere, ormai ci sta, se cerca di mettere sull'osservatorio astronomico. La domanda è: ma non si può ragionare a monte tutti quanti insieme, premiare magari i progetti migliori, far partecipare la popolazione, no? In questa maniera. Oppure come ad esempio l'ex mercato coperto che è stato rimodificato 2-3 volte, è stato abbandonato per non so quanti anni, poi alla fine è stato riadoperato. Sì, questo è stato costruito, parliamo di. Sì. Coperti poi non ci andavano più. Allora. Ma casette e cascinelle. Io perché avevo inteso quella zona lì come una zona dove il palazzinaro costruito, poi dichiarato ha venduto l'appartamento di quello che poteva fare, ha dichiarato fallimento lasciando gli oneri di urbanizzazione a chi se la va a pesca. Però quello è una palazzina, che non c'entra nulla. Ho capito, pensavo invece che era della stessa proprietà. È successo altre opere di urbanizzazione nello stesso stile? Cioè sono state costruite palazzine, sono stati venduti gli appartamenti, poi nel momento in cui si doveva fare opere pubbliche, fallimento dell'azienda? Perché è successo a Vivio Cascinare, è successo con un'azienda di sempre di Grotta Azzurrina, è successo. Lì in quei casi ci sono le polizze fideiussorie a garanzia delle opere. Quindi che dovrebbero essere finite l'assicurazione? No, il comune fa l'escussione della polizza e poi interviene. Molto spesso il comune ce le mette sopra soldi perché i soldi della polizza magari non bastano, però è una garanzia, almeno però una garanzia. Il comune su questo dovrebbe aver imparato, invece ogni volta si fa sempre lo stesso errore, nel senso tu quando fai una palazzina, mi sta bene che lo fai, mi fai una polizza fiduciaria che mi copre tutte le spese, no che il comune dopo ce le mette. Il concetto era questo della mia domanda a Tracocchetto. Chiama la Tracocchetto. Che poi passano gli anni. Il problema non è che non fai la polizza adeguata, fai la polizza adeguata al tempo, poi passano gli anni. Però se tu la fai la polizza adeguata con tenendo in considerazione anche del passare gli anni, cioè se io ti faccio un'assicurazione con te, ti dico tu mi devi risarcire il valore dei 10.000 euro nel tempo, la polizza la fai differente. Sì, però ti dico una cosa, chi ha fatto la polizza a fiduciaria 3 anni fa, no? Sì. Allora potevo immaginare che oggi i costi di costruzione delle materie prime aumentassero del 400%? La domanda è però, a noi che ce ne frega, tu fai la polizza fiduciaria, no, tu fai l'assicurazione, sì. Tu fallisci l'assicurazione paga, se il 400 o il 30, se io ti dico che ti finisco l'impianto con 3.000 euro, il giorno dopo succede che spada tracker, tu già hai un contratto con me e io te lo devo finire. Tu la fai per l'importo, tu la fai, quella polizza la fai per l'importo presunto delle opere, no? Quindi ci metti sopra qualcosa in più, però non è che poi prevede tutto, se potevamo prevedere tutto facevamo il mago, come tu mi hai detto, siccome ce ne state parecchie di queste cose,
vuol dire che qualcuno ci marcia? Anche perché adesso le aziende, le imprese si aprono con 1.000 euro, tu apri un'azienda dei muratori con 1.000 euro, capisci che... Però sai, ci fare l'autorizzazione... Di solito già... So pochi casi che ci sono capitati, io conosco questo di Bibbio, conosco a livello di lottizzazione vera e propria, cioè diversa la questione che quando tu dici io faccio la barazzina, costruisco, poi quando ho finito a costruire chiudo la ditta, e chi si è visto, no? In quel caso è la polizza decennale quella che dovrebbe coprire, no? Perché tu già hai la ditta già responsabilità decennale. E chiudi, non trovi più nessuno, no? Come i partiti. Qua tu quindi che tu te candidi dopo una volta finite le elezioni sparisce tutti vuole sentire le persone che quello che dicono finite le elezioni sparisce tutti quanti. Tu fai la lista civica, tutti bravi, tutti pronti, finite le elezioni, come si dice, chiude la ditta, finita la storia. Senti, ma tu il PD no, garantisce la buona come candidato, l'ultima domanda, come candidato sto con la contesa del Secchio, uno come vuole rimanere? Ti piace l'idea di proporre il bilancio tra virgolette pubblico che deve essere condiviso, che deve essere... Allora, in questa manifestazione o ci si crede oppure no. Allora, io penso che bisogna crederci perché è la manifestazione principale, voglio dire, no? Quindi, allora, per crederci che significa? Che l'amministrazione deve entrare in maniera più forte in questa organizzazione, quindi entra anche nell'organizzazione vera e propria e si porta e ci mette altri soldi, quindi soldi, come si dice, soldi e responsabilità, quindi maggiore partecipazione, maggiori soldi. Io credo che su questo ci sia anche la massima disponibilità di chi oggi sostiene la contesa, perché è un peso, non è che organizzare la contesa, dopo le chiacchiere se ne possono fare tante, ma organizzare una macchina di quel tipo... Io non stavo discutendo su questo. No, non è facile. No, ma ci mancherebbe. Io infatti gli ammiro. Io penso maggiore partecipazione del comune, quindi maggiore responsabilità dell'organizzazione, maggiori fondi, facciamo fare questo bel salto di qualità alla manifestazione, facciamoci la pubblicità del paese in tutta Italia e anche oltre. Diamogli la giusta valorizzazione, io penso che nessuno su questo si tiri indietro. Grazie di tutto. Niente, grazie a te. Ciao.